Cari, buongiorno nell'amore di Gesù. È bello essere qui tutti insieme, amen. Leggo un salmo, il salmo 133, i primi versetti che dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. E questa è una benedizione, perché quando siamo insieme il Signore benedice ognuno di noi. Il Salmo 135 dice: lodate il Signore, lodatelo servi del Signore, che state nella casa del Signore. Perciò è bello quando siamo riuniti, ma è bello anche quando lodiamo il Signore. Perché? Perché è bello lodare il Signore? Perché il Signore è buono, il Signore è grande, il Signore benedice ognuno di noi, e oggi vuole benedire te che sei qui in questa sala, e vuole benedire anche le persone che sono a casa, che non sono potuti venire. Amen. Vi invito ad alzarvi, facciamo un canto che si intitola proprio Benedetto il nome del Signore. Amen. Del nostro Signore Gesù Cristo, amen. Benedetto è Lui e benedice anche noi che siamo oggi qua riuniti, che vogliamo esaltare il Signore, vogliamo lodare, cantare, gioire alla Sua presenza, amen.
E allora ancora continuiamo con questo spirito a cantare al Signore e alzare le nostre voci, perché il Signore vuole sentire anche la tua voce oggi. Soltanto nel Signore possiamo trovare pace, serenità, tranquillità, e il Signore è il nostro rifugio. Sì o no? Dite amen. Amen. Quante volte attraversiamo delle difficoltà in questa vita? Quante volte troviamo insicurezza nelle persone? Quante volte ti sei trovata veramente di amare una persona e dopo non trovi la persona che ti dà il suo amore, no? Tante volte si trova, perché viviamo in questo mondo, e in questo mondo dove non c'è l'amore di Dio c'è il peccato, e però il Signore deve essere con noi e noi dobbiamo portare avanti quello che il Signore ci ha dato, l'amore. Portiamo l'amore anche alle persone che sono veramente chiuse. Amen. Vi invito ad accomodarvi. Tante persone, come sapete, in questa pandemia sembrava, no, che volevano venire a Dio, perché tante persone avevano, sembrava, il cuore predisposto, perché avevano paura. Ma adesso che pian piano stiamo andando avanti, che si è riaperto tutto, la gente di nuovo è tornata a essere quello che era, a essere: ah, io sono forte, io faccio tutto, è tutto merito mio. E così non può essere, perché noi dobbiamo sempre portare avanti l'opera del Signore, proclamare il Signore e dire che il Signore è il nostro rifugio, che senza di Lui nulla può passare facilmente. Amen. Vi invito ad aprire la Bibbia nel Salmo 46. Che dice proprio che il Signore è il nostro rifugio e la nostra forza. Quando ci siete dite amen. Dio per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dove si trova in essa non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano,
Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, Dio di Giacobbe, il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Alleluia. Dio è il nostro rifugio e il nostro amore. Qui il salmista ci dice che veramente se noi siamo con il Signore non dobbiamo temere di niente. Perché comunque vanno le cose sulla terra, il Signore ha fatto una promessa a ognuno di noi. Una promessa che durerà per sempre, di essere un giorno insieme a Lui e avere una vita eterna. E questa è la cosa più importante che noi dobbiamo veramente memorizzare e trasmettere a altre persone. Lui ci dà la forza per andare avanti in questa terra, in queste difficoltà. Solo con il Signore avrai la forza di andare avanti e troverai la pace. Tante volte magari attraversiamo momenti difficili, sì è vero, però se siamo col Signore troverai la pace nel Signore. E il salmista dice che c'è un fiume in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Questo ruscello, questo fiume, vicino, come se vicino a una città che porta quel ristoro, sapete, quel fiume calmo e tu vai lì e ti rilassi. Questo è il nostro Signore, questo è il nostro Dio che ti fa rilassare, il nostro Dio che ti aiuta in ogni momento. Qui il salmista si rivolge a Gerusalemme perché era il tempo dove si adorava, era il luogo dove si andava ad adorare, ma oggi il tempio del Signore siamo noi, amen? Perché Gesù Cristo è venuto, ha dato la sua vita, è andato in cielo e ha mandato il Consolatore e oggi il Consolatore vive in noi. E allora quel luogo santo, quel luogo tranquillo, noi ce l'abbiamo dentro, che è lo Spirito Santo. E dobbiamo invocare lo Spirito Santo quando siamo nelle difficoltà per trovare la pace nel Signore. Quella pace che il Signore ti darà sempre. E noi oggi vogliamo veramente, con le nostre voci, che tanti di noi possiamo veramente lodare il Signore con la nostra voce. Quello che hai nel cuore, dillo al Signore, perché il Signore vuole sentire la tua voce. Anche un semplice grazie, Signore, che oggi sono qui. Grazie, Signore, per questa splendida giornata. Grazie, Signore, che siamo qui riuniti tutti insieme per lodarti. Amen. Alziamo la nostra voce al Signore. Signore, ti ringrazio, Signore, per questa chiesa, ti ringrazio, Signore, per i fratelli che sono qua, ti ringrazio, Signore, per le cose stupende che tu fai nella nostra vita, Signore, ti ringrazio per la tua protezione, Signore, ti ringrazio, Signore, perché tu ogni giorno ci fortifichi sempre di più, Signore, e ci dai la forza per andare avanti, Padre. Benedici, Signore, questo momento, benedici questa chiesa, benedici questi fratelli che sono qui, i fratelli che non sono potuti venire, Signore. Benedici, Signore, le nostre vite, le nostre famiglie, Padre. Ti ringrazio, Padre, per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Capitolo 2, versetto 24, dice la parola del Signore. Quando a voi ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. E questa è una benedizione che il Signore proprio ci ha promesso. E noi vogliamo rimanere nel Signore per sempre. Amen. E allora vi invito ad alzarvi, lodiamo ancora il Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore, per la promessa che ci hai fatto. Grazie, Signore, perché ci hai promesso la vita eterna. Grazie, Signore, perché un giorno saremo tutti con te a gioire, Signore, a cantare le lodi, a benedirci, Signore, e veramente ad adorarti, Signore. Grazie, Padre. Benedici, Signore, ancora, Signore, questo tempo di culto, questo tempo, Signore, che vogliamo offrire a Te, Signore, col nostro profondo del cuore, Padre. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
Amen. Alleluia al nostro Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo. Grazie, Signore, che sei qui in mezzo a noi. Grazie per il tuo Spirito Santo che è qui in mezzo a noi, Signore. Benedici, Signore, questa chiesa. Benedici, Signore, questo momento, Signore, che vogliamo ascoltare la tua parola. Benedici il pastore Fabiano, Signore. Benedici, Signore, le sue labbra, Signore, che parlano a posto tuo, Signore. E benedici, Signore, i nostri cuori, Signore, i nostri orecchi che ascoltano la tua parola, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Cari fratelli, buongiorno nell'amore del Signore. Amen. È una gioia poter essere qui, glorificare il Signore, a poter gioire e sapere che il Signore è con noi e che ha cura della nostra vita. Allora do un benvenuto veramente, Massimo già l'ha fatto, però adesso da, anche da parte mia, no? Perché è una gioia poter vedere il vostro sorriso anche sotto le mascherine, perché si vedono gli occhi che brillano pela gioia che il Signore Gesù dà alla nostra vita. Noi sappiamo che gli occhi è come se fosse praticamente la porta, no? Cioè, dell'ingresso delle nostre anime. Dallo sguardo tu vedi quello che c'è nel cuore. Anche la parola di Dio lo dice questo nel libro dei Proverbi. Però sapete una cosa, non c'è cosa più triste quando tu vedi l'incontrario. Quando esiste turbamento nel cuore di una persona e tu riesci a vedere nel cuore, negli occhi di una persona, che la persona è in sofferenza o che la persona, per usare una parola che noi ascolteremo più volte questa mattina, che è il turbamento. Tu ti sei mai sentito turbato? Immagina che magari tu sei in un volo, in aereo, penso che molti qui già hanno preso un aereo almeno una volta nella vita, e non c'è cosa più brutta quando incominci il capitano dice allacciatevi le cinture perché ci saranno momenti di turbolenza. Noi stiamo adesso, questa mattina, per leggere un brano della scrittura, un discorso del nostro Signore, Maestro. Lui non è il capitano di un aereo o di un aeroplano o di qualunque cosa, lui è il Signore dell'universo. E prima di andare in croce, lui ha fatto un lungo discorso per preparare i suoi discepoli che loro stavano per attraversare un momento di turbolenza, di tribolazione. Allora noi questa mattina vogliamo aprire in Giovanni capitolo 14, noi leggeremo dal versetto di numero 1, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto numero 1. Io saluto anche tutti coloro che ci seguono da casa. In questo esatto momento noi stiamo trasmettendo anche su Facebook in diretta, e quindi che tutti coloro che... Voi non andate lì, voi state già qui, ma per chi è a casa o che non può essere con noi, noi già stiamo trasmettendo, è una prima prova e noi speriamo che vada tutto bene, perché comunque e ovunque noi vogliamo predicare la parola del Signore. Amen? Questo è il desiderio del Signore. Allora, cari, Giovanni, capitolo 14, versetto di numero 1. Gesù è con i discepoli, Gesù ancora deve andare in croce per pagare per i nostri peccati, Gesù ancora doveva essere arrestato, non sentenziato a morte. E allora che cosa noi vediamo nella parola del Signore? Gesù Cristo dà questa istruzione, questa consolazione ai suoi discepoli. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Soltanto queste parole, ma che dal contesto, oggi noi guarderemo un po' il contesto, il momento in cui Gesù Cristo ha detto queste parole. Il Signore Gesù sta dicendo a me e a te questa mattina, è un messaggio semplice, diretto al tuo cuore. Io e te non dobbiamo essere turbati, ma noi dobbiamo credere e confidare nel Signore. Perché quando noi confidiamo nel Signore, noi affrontiamo le circostanze con un altro modo. Noi affrontiamo anche le difficoltà della vita in un'altra maniera. Affrontiamo le difficoltà come tutte le persone devono passare per delle difficoltà. E la chiave che il Signore Gesù dà a noi questa mattina è la maniera, il modo in cui tu attraversi il fuoco. Il modo in cui tu devi attraversare questo tunnel, questa galleria, che molto spesso noi dobbiamo attraversare nella nostra vita. E Gesù Cristo in persona sta per attraversare il tunnel, la galleria, le tenebre più dense della sua vita, perché lui doveva andare in croce per pagare per i nostri peccati. E prima di andare in croce, lui consola i suoi discepoli. E guardate, cari, che lui, i discepoli erano assolutamente sconcertati. Loro erano, per dir poco, confusi, perché Gesù stava dicendo a loro, io devo morire, io devo andare via.
Questi discepoli non avevano capito. Oggi noi abbiamo la scrittura, la rivelazione completa dalla Genesi all'Apocalisse, ma loro aspettavano un Messia che arrivasse con una spada per liberare Israele dall'impero romano, dall'oppressione. Volevano essere il centro del mondo e Gesù viene, ingroppa un asinello parlando di pace, dicendo che il suo regno non era da questo mondo. E questa cosa, ossia i discepoli non avevano capito ancora. Gesù dice, quindi loro che erano sconcertati, scoraggiati, Gesù Cristo dice a loro: guarda, io devo andare via. Se tu leggi tutti questi capitoli, partendo anche dal capitolo 12, 13, 14, 15, 16, 17 di Giovanni, è l'ultimo discorso di Cristo. Naturalmente puoi andare anche negli altri Vangeli, ma parlando del Vangelo di Giovanni, tu puoi scoprire l'ultima parola del Signore prima di andare in croce. Allora io devo andare via, e loro erano tristi. Io devo morire, e loro erano altro che tristi, erano scoraggiati. E poi immagina che Gesù dice nell'ultimo incontro, nell'ultima cena: c'è una persona qui che mi tradirà, c'è una persona qui che mi rinnegherà tre volte, e l'ha detto a Pietro. Allora la confusione, il turbamento, e dice anche Gesù nel Vangelo di Luca capitolo 22 che Satana era all'opera contro di loro. Allora questi uomini erano confusi, e io penso che anche te nella tua vita ti sei trovato in momenti di confusione, purtroppo, momenti dove anche conoscendo la parola ti trovi scoraggiato, anche conoscendo il Signore ti trovi turbato. E allora che cosa dice il Signore? Giovanni capitolo 14 versetto 1: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Io e te dobbiamo comprendere che la chiave non è pensare che un credente non affronta un turbamento. Il turbamento che Cristo ha affrontato noi non dobbiamo affrontare, grazie al Signore Gesù, perché Lui ha dato la sua vita una volta e per sempre, e noi non dobbiamo morire per i nostri peccati, anche perché sarebbe stato inutile. L'unico che può pagare per i nostri peccati è stato il Messia, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Però Gesù Cristo ha detto che noi abbiamo difficoltà. Allora tutto questo era un peso sul peso, no? Il cuore di questi uomini che erano veramente afflitti. Allora Gesù viene e Lui dà questa consolazione. Guardate la prima parte del versetto 1 di capitolo 14, solo questo versetto. Che cosa dice il Signore? Guardiamo un po' più da vicino il brano. Il vostro cuore. Sapete qual è la parola in greco? Voi conoscete molte più parole in greco di quello che immaginate voi. Qual è la parola in greco? È cardia, no? La tachicardia, quindi cardia, che è il greco, che è il cuore. Quindi lui dice: il vostro cardia deve essere in pace. Non deve essere accelerato, non deve essere neanche troppo piano, deve essere regolato. Però naturalmente quando Gesù dice che il nostro cuore non sia turbato, Lui non sta parlando del cuore nel senso letterale, quando tu vai dal cardiologo, no? Vedi, cardia, cardiologo, ma Lui sta parlando della nostra anima. Lui sta parlando del nostro spirito, Lui sta parlando di questa caratteristica che noi abbiamo dentro di noi, dove le nostre emozioni ci possono indurre a un errore, come le nostre emozioni sottomesse alla parola di Dio ci possono indurre a fare cose buone. Quindi quando il cardia, il nostro cuore, non è turbato, ma si trova nelle mani del Signore, le cose camminano diversamente. Tu attraversi il momento di difficoltà, ma lo attraversi da un altro punto di vista. Allora Gesù dice che il vostro cuore non sia turbato. Questa parola, appunto, come dice anche in italiano, sia questo turbamento, non sia angosciato, non sia nell'afflizione, non essere nel pericolo, nella necessità, non farsi dominare dalla paura. E non c'è cosa più brutta quando noi siamo dominati dalla paura. Nella paura tu fai cose che non faresti mai e puoi avere una reazione positiva o una reazione negativa. Ti voglio parlare di una reazione che ho avuto nella mia vita molto tempo fa. Noi avevamo io e Anne soltanto la Fabiola. Mio babbo molti anni fa in Brasile aveva una tenuta, aveva le mucche, galline, aveva un sacco di cose lì. Allora noi già vivevamo in Italia come missionari e io sono tornato con Anne, mia figlia Fabiola piccolina. E siamo andati a trovare mio babbo, mia mamma, in questa tenuta.
e sono venuti altri fratelli, un tempo di confraternizzazione, un barbecue, eccetera. E c'era anche una bellissima cascata che siamo andati a vedere questa cascata e io facevo un po' da cicerone, no? Ossia che conoscevo qua il posto. Allora c'era la stalla e la stradina per andare verso la stalla, perché stavamo rientrando dalla strada per, dopo che abbiamo visto la cascata, c'era la stalla ferro spillato a destra e a sinistra, quindi un corridoio che ci conduceva fino alla stalla e lì c'erano due vitellini. Ma che cosa sono due vitellini per Fabiano? Ma che cosa sono due vitellini per me? Oh, 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 via, 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 via. Non avessi mai fatto questo. Il mio cuore era in pace, ma all'improvviso il mio cuore è diventato turbato. Perché dalla stalla è venuta la mucca. Era una mucca pazza. Veramente. Non sto scherzando, è successo questa cosa con me. Allora la mucca, cari, meno male non aveva le corna, però aveva una testa dura, no? Alzato la testa, si è alzata, mi ha mirato, abbassato di nuovo la testa, è venuta, ha corso direzione a me, c'erano altre persone con me, quando mi giro non ci sono più, già erano scappati e io sono rimasto solo, ferro spilato a destra, a sinistra e quella mucca si avvicina, signore mio cosa faccio? Io mi sono aggrappato allo ferro spilato, dove non c'erano le punte, ho messo i piedi, io no, neanche Spider-Man avrebbe fatto quello che ho fatto io, non sto scherzando, ho saltato così, no? Hai capito Andres come ho fatto? E quindi ho saltato dall'altra parte e sono caduto e la mucca è passata, ce l'ho ancora oggi la cicatrice, chi vuole vedere ce l'ho ancora qui per dimostrare che mi sono infilato qui il ferro spilato, dopo ho dato dei punti, ma ho ringraziato Dio, perché nel momento del turbamento il Signore mi ha dato una reazione positiva. Che tu che reazione hai davanti al turbamento? C'è gente che non ha una reazione positiva, gli apostoli non avevano avuto una reazione positiva, erano scoraggiati. Voi vi rendete conto che nel momento più importante della vita di Cristo, quando Gesù Cristo, dopo che ha celebrato la cena, dopo che ha lavato i piedi ai discepoli, dopo che aveva già avvertito loro che doveva morire, pagare per i suoi peccati, c'è uno qua che mi tradisce, c'è uno che mi rinega, e voi mi abbandonerete, lui va nel Getsemani, che è il momento in cui Gesù Cristo sta pregando, goccia la sangue di sofferenza, e lui che cosa vede i discepoli? Che dormono. Reazione sbagliata, turbamento. Allora io domando a te questa mattina se tu sei angosciato per qualsiasi motivo nella tua vita. C'è qualcosa che ti affligge? Perché cari, noi grazie a Dio adesso è diverso da qualche mese fa. Almeno noi possiamo uscire di casa. Siamo in un ambiente chiuso, ma abbiamo le mascherine, ossia ci sono tante cose buone. La domanda è che se tu sei turbato per il tuo presente, o se tu sei turbato per il tuo futuro, se tu sei turbato per il tuo passato, che ancora è questa catena pesante che si è collegata a te e che non ti lascia andare avanti, perché vedi che c'è sempre Satana che ti accusa e tu senti il peso del peccato e anche se hai confessato, Gesù Cristo ti ha perdonato e ti senti ancora male, o magari non è il caso, è un problema serio perché ancora non ti sei liberato da un male. Che cosa turba il tuo cuore? Un credente, il Signore Gesù sta dicendo per noi, qua anche questo messaggio che ha detto agli apostoli lo dice anche a noi. Guarda Gesù che anche lui era turbato nel suo cuore. Lui dice agli apostoli di non essere turbato, ma anche lui era turbato. Se tu vuoi leggere con me o almeno ascoltare, Giovanni 12, versetto 27. Gesù Cristo usa la stessa parola che abbiamo nel capitolo 14. Ora, l'animo mio è turbato. Giovanni 12, 27. Ora l'animo mio è turbato. E chi dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto a incontro a quest'ora. Ossia, Signore, togli, passa oltre di me questo calice. Ma io sono venuto qui per dare la mia vita. Io la do, dopo la riprendo, ma il cuore di Gesù è turbato. Il problema non è attraversare il turbamento, la turbolenza. Il problema, la dinamica è come noi affrontiamo la turbolenza. E quanto io lascio la turbolenza, il turbamento nel mio cuore, distruggere la mia vita. Quante persone non riescono più a dormire? Quante persone sono afflitte? Quanti credenti, non sto dicendo che è sbagliato prendere una pasticca, ma dipendiamo dalla pasticca e non dipendiamo dal Signore. Allora è una cosa seria. Noi dobbiamo prima cercare il medico dei medici, il Signore dei signori, perché Lui ci dà la vera pace.
É Lui que riempie il nostro cuore. È Lui che ci dà un sonno tranquillo nonostante le difficoltà della nostra vita. È Lui che riempie la nostra vita della gioia. In Giovanni capitolo 13, versetto 21, dice ancora: dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Mettiti nei panni di Gesù. Io a te ti ho insegnato. Io a te ti ho amato. Io a te ti ho predicato. Io a te, ossia, ti ho amato e adesso tu mi tradisci con un bacio. Cari, ci sono cose molto difficili nella tua vita e forse tu, non come Gesù, perché nessuno è uguale a Gesù, ma anche tu sei stato tradito. Anche tu sei stato scoraggiato per una situazione nella tua vita. Ma sapete come Gesù Cristo ce lo risponde, guardando tutto il contesto? In Giovanni capitolo 16, versetto 31, Gesù dà per noi una risposta per la nostra vita. E tutto questo per comprendere che non devo lasciare il turbamento e distruggere la mia vita, la vita dei miei figli, la vita della mia famiglia, la vita della mia chiesa, il mio futuro con il Signore. Giovanni 16, 31 dice: Gesù rispose loro: adesso credete, dopo il lungo discorso che ha fatto, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Gesù non solo soffre, ma già sa quello che deve succedere. E sa che sarebbe rimasto solo. Ma lui dice, guarda la reazione positiva. Voi mi lascerete solo, ma io non sono solo. A volte tu pensi di essere solo, ma il Signore sta dicendo che il vostro cuore non sia turbato perché tu non sei solo. Se sei con Cristo Gesù. Questa è la differenza. Gesù Cristo sta dando per noi il modello, l'esempio da seguire per la nostra vita. Io non sono solo perché il Padre è con me. Per questo lui dice dopo, abbiate fede nel Padre, abbiate fede in me. Se tu ti ricordi di questo, perché il nemico spesso vuole velare questa verità a noi, allora tu stai male, dopo veramente sei distrutto, sei KO, ma se tu sei con il Signore, io vi ho detto queste cose, guarda il versetto 33 di capitolo 16 di Giovanni, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo, guarda che cosa, che promessa meravigliosa che fa Gesù, non è tanto meravigliosa per dire la verità. Nel mondo avrete tribolazioni. Signore, non era meglio dire il Vangelo della prosperità? Nel mondo non ci sono problemi, nel mondo un credente non soffre, nel mondo non ci sono problemi economici, questo è tutto menzogna. Questo è il messaggio di Satana travestito di messaggio di verità. Ma il Signore Gesù ha promesso che nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. Quando parla qua la parola tribolazione, non è la stessa di turbamento, è un'altra parola. Ma qua il senso è di pericolo, ossia di uno stato opprimente, di avversità fisiche, mentale, fisiche. Però il Signore sta dicendo a noi, ossia, che noi abbiamo questo imperativo, che Lui dice, fatevi coraggio, è un comando che il Signore dà a noi. Se tu sei con Cristo, il tuo coraggio deve essere nel Signore. E tu devi affrontare le cose diversamente. Che il Signore sta dicendo a noi, avere fiducia, fermezza, di essere coraggiosi, valorosi nel Signore. Non vuol dire che quando il Signore dice, fatevi coraggio, adesso ho un giorno da leone, spacco il mondo, non guardo né a destra, non guardo né a sinistra, e non mi importa, e mando quella persona a quel paese. Scusatemi la parola. Non è questo essere un cristiano. Non è questo essere un servo di Dio. Non vuol dire spaccare il mondo, ma dipendere dal Signore. A me piace parlare in maniera chiara, che noi tutti possiamo comprendere. E sapete che promessa il Signore fa? Lui usa il suo apostolo Giovanni, quello che è rimasto con Gesù, ossia era l'unico apostolo che era con Gesù al momento della sua crocifissione. Lui dice così in 1 Giovanni 2,14, ragazzi, guarda come lui vi ama, no? Anche Giovanni, ragazzi, no? Vi ho scritto queste cose perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è da fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Amen. Si può dire amen ogni tanto, qua non è vietato.
Perché quando il Signore dice a me che se tu hai creduto nel Signore, tu hai vinto, gloria a te, Signore, perché se dipendesse da me, io veramente sarei sfinito. Non c'era né speranza, né forza, né via d'uscita, niente. Nessun modo di affrontare, nessun modo di rinnovare le forze, nessun modo di andare avanti. Quanta gente non ha questa speranza? E poi dopo si uccide, non vogliono vivere più. Perché noi sappiamo, se infatti Giuda Iscariota, per esempio, per quello che ha fatto, non ha chiesto perdono, ha rinnegato il Signore, ha venduto il Signore, ha avuto rimorso e si è ucciso. Perché il suo cuore era pieno di Satana e non era pieno del Signore. Pietro, voi sapete che nel momento della difficoltà, perché non si è fatto incoraggiare dal Signore, che cosa ha fatto? Quando sono venuti i soldati con quelli che erano mandati dai sacerdoti per arrestare Gesù, soldati ebrei in questo momento, che cosa ha fatto Pietro? Ha preso una spada e ha tagliato l'orecchio all'aiutante del sommo sacerdote. Ossia, la reazione nel momento del turbamento. È questo che io voglio far capire, che io e te siamo simili agli apostoli. Non c'è nessuno qui, me compreso, che possa scagliare una pietra. Ma se noi guardiamo all'esempio di Cristo, noi possiamo essere diversi. Perché è lo Spirito Santo nel nostro cuore che trasforma la nostra vita e che ci dà la forza, la carica, la trasformazione, la santificazione per essere una persona consacrata al Signore. Altrimenti non ha senso essere un cristiano. Cristiano non vuol dire essere presente in una sala con una mascherina, no? La domenica mattina, cristiano è avere Gesù Cristo nel cuore. E il Signore che ha pazienza con ognuno di noi, che conosce il nostro tempo, piano piano ci sta trasformando. Quindi Lui non è un tipo cattivo, no? Ah, ma tu non sei buono, tu hai sbagliato, no. Tu lasciati nelle sue mani che il Signore ti guarisce, a me e a te, perché io ho un sacco di problemi, tu hai altrettanto tanti problemi, ma se ci affidiamo al Signore, Lui dice, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Per noi è un'ancora, è una salvezza. Allora la parola di Dio, noi sappiamo che il Signore Gesù, come ho detto e voglio ribadire, non solo Giuda ha tradito, Pietro ha tagliato l'orecchio, poi Pietro ha rinnegato 3 volte il nome del Signore, tutti hanno abbandonato il Signore, ossia le pecore che sono disperse. Io ringrazio Dio per la vita della nostra chiesa a Cesena, a Rimini che siamo qua, gloria al Signore, per le persone che ci seguono da casa, ma nel momento della difficoltà, nel mondo della pandemia, ci sono molte pecore che sono disperse. Proprio come nel momento in cui Gesù Cristo era crocifisso per noi. Ciapa ciapa e porta a casa. Sono scomparsi. Tu non li trovi neanche sulle piattaforme di internet. Ossia non c'è neanche modo di poter vedere. Ossia è come se fossero, ossia, la pandemia, anziché portare loro più verso Cristo, verso la preghiera, si sono proprio, ossia, messi in offline, parlando un gergo dell'internet. Ossia non mi voglio collegare né con Dio, né con il mio prossimo, né con la mia chiesa. Tu che tipo di pecora sei? Io spero e so nel nome di Gesù che tu sei una pecora che vuoi stare con il buon pastore che è Gesù. Perché ci sono persone, e lo dico anche per quelle che ci ascoltano da casa, che hanno sempre una scusa e la pecora si disperde sempre. Cosa dice il Signore? Voglio ripetere perché deve essere come una pietra, una goccia che entra nella nostra mente e nel nostro cuore. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. I discepoli erano confusi, oggi ci sono persone confuse. I discepoli avevano delle scuse e ci sono anche tante persone che presentano scuse, ma il nostro cuore non deve essere turbato. Sai che cosa dice il Signore Gesù nello stesso capitolo del capitolo 14, però nel versetto 27? Chi si ricorda? C'è qualcuno che si ricorda? Giovanni 14, 27. Guardate nella Bibbia velocemente. Giovanni 14, 27. Che cosa dice il Signore? Gesù Cristo sta usando la stessa parola che è il turbamento, no? E lui dice nel versetto 27, io vi lascio pace, vi do la mia pace. Però io non vi do come il mondo dà. Perché quella del mondo viene e svanisce, è fuoco di paglia. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. C'è il turbamento, ma tu non sei solo. C'è il turbamento, ma c'è la pace del Signore. C'è il turbamento, ma non è una pace come il mondo dà, è la pace del nostro Signore. Cari, questa pandemia, io sono convinto di una cosa, era soltanto, sai quando Pablo fa le prove con i fratelli? Sai quando fai le prove? Dice, fratelli, abbiamo cantato 3 volte la stessa canzone, adesso è per davvero.
Abbiamo fatto le prove durante questa pandemia. Io non auguro male né a me né alla mia famiglia né a te a nessuno. Però se dovessero peggiorare le cose nel futuro, il mio cuore non deve essere turbato perché Gesù Cristo ha lasciato la sua pace a me. Preparatevi, allacciatevi le cinture, perché il capitano dice nella sua parola che verranno tempi più difficili, e se la chiesa non è pronta, sarà il setaccio del Signore per capire chi è con il Signore e chi ha fatto finta di essere con il Signore. Chi scapperà e chi rinegherà e chi tradirà il nome del Signore. Ma noi non siamo di questa stoffa, noi siamo con Cristo, noi abbiamo fede nel Signore e vogliamo rimanere con il Signore. Allora, chi ha orecchi per udire, oda quello che il Signore dice nella sua parola. Però è importante sottolineare qua la parola pace. Gesù Cristo era ebreo. E la parola ebraica per la parola pace qual è? Oh, lo sapete anche voi, bravi. Shalom, che non è soltanto come magari noi usiamo oggi giorno, pace fratello, cari, è molto di più. Pace qua è un senso, ossia la protezione del Signore. Una pace 360 gradi, perché tu sei dentro della volontà di Dio, il Signore che ti protegge, che ti aiuta, che ti fortifica in mezzo alle difficoltà. E allora il Signore sta dicendo, io mi sono impegnato a prendere cura di te, adesso impegnati per camminare con me. Allora il Signore dice, non lasciate il turbamento, no? Il cuore vostro turbato, e quindi ci dà una consolazione e due comandamenti fatto in uno solo. Qual è il comandamento nel versetto capitolo 14, versetto 1? Qual è la benedizione? Il vostro cuore non sia turbato. Ok? E anche se questo in un certo senso è anche un imperativo, perché questo è il verbo qua, ossia il vostro cuore non sia turbato. Poi Gesù dà due comandamenti in uno solo. Qual è il comandamento nel capitolo 14, versetto 1? Abbiate fede in Dio. Abbiate fede anche in me. Ci sono persone che credono a tante cose, ma non hanno pace e il cuore è turbato perché non hanno creduto nel Signore. Io e te siamo chiamati a avere pace e credere nel Signore. Perché quando noi dipendiamo dal Signore e noi crediamo in Lui in maniera completa, allora la nostra vita sarà diversa. E quando i discepoli continuano a credere nel Messia, anche se Lui stava per partire, noi sappiamo che il Signore è con noi. E oggi, cari, io e te dobbiamo confidare completamente nel nome del nostro Signore Gesù. Perché tu pensi di poter andare avanti senza confidare in Lui? Io non ce la faccio. Io getto la spugna, ma con il Signore io posso continuare. Tu questa mattina che decisione vuoi prendere? Che reazione vuoi avere? Ed è bello vedere quando io faccio queste domande, la gente che è attenta. Allora facciamo come ha fatto il nostro Maestro. In Giovanni capitolo 17 c'è la preghiera del nostro Signore Gesù al Padre. E Gesù Cristo prega, Lui ci dà l'esempio di quello che noi dobbiamo fare per vincere il turbamento. Parla con il Signore. Sai quando hai una cosa nello stomaco e ci sono persone che hanno la gastrite nervosa perché non riescono a mettere fuori le parole e tengono sempre dentro e fa un male, veramente un malissimo alle persone? Ci sono persone che magari per la loro personalità trattengono, ci sono altre che scaricano, anche troppo, no? Velocità 300 mega al secondo, così una cosa scaricano troppo veloce. Però il Signore che cosa sta dicendo? Scarica al Padre. Perché a volte neanche la persona che è a fianco a te riesce a resistere, a assorbire tutto quello che tu hai da dire. Prega al Signore nel nome di Gesù. Questa è la chiave pratica per sconfiggere questo male. Il tuo cuore non sia turbato, numero uno. Abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Come posso mettere questo principio in pratica? Pregando al Signore. Giovanni capitolo 17. Gesù ha detto, voi mi abbandonerete, uno mi rinega, outro mi tradisce, io sarò da solo, sarò crocifisso. Lui che cosa fa? Lui prega al Signore. Tu devi pregare al Signore. Nel momento dell'afflizione prega al Signore. E il Signore dice in capitolo 17, Gesù disse queste cose, capitolo 1, versetto 1 di capitolo 17 di Giovanni, l'esempio di Cristo. Lui dice, Gesù dice queste cose, poi alzate gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dati. Però io potrei leggere tutto il capitolo, lascio questo come compito per casa. Leggete tutto il capitolo 17.
Però il Signore sta dicendo per noi nel versetto 9 di capitolo 17, guarda quello che Gesù fa per noi, per te che sei turbato questa mattina, io prego per loro. Gesù sta pregando per i discepoli. Amen? Allora vogliamo aggiornare qua? Gesù sta dicendo, io prego per te. Gesù sta pregando per te. Quando tu magari non hai forza neanche per pregare, il Signore sta intercedendo per te. Tu non sei solo. Il Signore ha detto, io sarò con te fino alla fine dell'età presente. Nessuno mi rapirà dalla mano del Signore. Il Signore è con noi. Il Signore sta toccando il nostro cuore. E per te che sei disperato, sei nel turbamento, il Signore sta dicendo, io prego per te. Non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Se tu appartieni al Signore, tu sei in buone mani. E la parola del Signore dice, e tutte le cose che sono tue, tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato nel mondo. Io non sono più nel mondo, dice il Signore, ma essi sono nel mondo, parlando di noi. E io vengo a te, sto per andare via. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quello che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Questa è un'altra cosa. Il Signore non solo prega per noi, per fortificarci, ma prega che noi siamo uniti. Che noi siamo forti nel Signore. Perché quando c'è turbamento, questo può affettare anche la vita della Chiesa. Noi non siamo una Chiesa perfetta, ma noi dobbiamo essere una Chiesa unita. E questo è uno dei principi più importanti per attraversare il momento di turbamento nel nostro cuore. Quando noi abbassiamo la guardia, noi ci rilassiamo e diciamo, Signore, fai te. Tu sei il Signore. Tu che cosa vuoi fare questa mattina? Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Forse tu sei stanco perché fino adesso hai creduto solo in te, hai agito con le tue forze, ma il Signore sta dicendo, vieni a me, io ti do la mia pace. Non come il mondo dà, perché questa è una pace ingannevole. Io ti do la mia vera pace, il shalom del Signore. Tu vuoi questa pace? Posso vedere la mano alzata di tutti coloro che vogliono la pace del Signore? Rimanete pure con le mani alzate perché questo è un piccolo gesto per dire, Signore, io mi arrendo a te. Signore, io sono debole, ho bisogno di te. Sai quando sei un SOS? No, salvami, salvami, aiuto, aiuto, aiuto. Nessuno dice, aiuto, aiuto, aiuto. Ho bisogno dell'aiuto del Signore. E noi vogliamo chiedere al Signore, Signore, che questa mattina tu possa vedere il nostro cuore aperto, le nostre mani alzate. Grazie perché tu non sei venuto per salvare persone perfette, perché non avresti trovato nessuna persona perfetta. Ma tu sei venuto per trovare noi, peccatori, lontani dalla grazia e dalla volontà di Dio. Ma per amore tu ci hai riscattati e ci hai fatti diventare parte del gregge del buon pastore che è Cristo Gesù. Signore, questa mattina io ti prego affinché nella potenza della tua parola, ogni cuore che è turbato, che possa avere la pace del Signore. Io prego per te, caro fratello, sorella, che sei qui presente, perché ti ascolta, per chi ti ascolta da casa, che la pace del Signore, che supera l'intelligenza umana, stia nel tuo cuore. Che tu sia custodito e che lo Spirito Santo possa riempire il tuo cuore e tu possa continuare a credere nel Signore, perché Lui ha un piano meraviglioso per la tua vita e anche se attraverserai delle afflizioni, non ti preoccupare, perché Gesù Cristo è la garanzia. Lui ha vinto il mondo. Lui è risorto dai morti. Lui sta tornando per prendere la sua Chiesa e noi rimaniamo con te, Signore. Noi rimaniamo con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Signore, continua a essere con noi. Sappiamo, è un modo di dire, Signore, perché so che tu mantieni la tua parola e la tua promessa. Che tu saresti rimasto con noi. Fortifica la nostra fede. Se c'è durezza nel nostro cuore, noi riprendiamo questa durezza nel nome di Gesù. Che possiamo fare come Gesù Cristo nella preghiera modello dice, Signore, perdona i nostri peccati. Come anche noi abbiamo perdonato gli altri, nel nome di Gesù. Amen. Dal lunedì al venerdì, alle 7 del mattino, Alba Nuova, su Facebook e YouTube con Fabiano, vieni a pregare al Signore. Martedì, alle ore 20, sul Zoom, incontro delle donne. Mercoledì, alle ore 20, preghiamo insieme al Signore su YouTube con Fabiano.
Giovedì alle ore 20:30, nuovo orario, su Zoom preghiamo insieme al Signore. Poi sabato sera, sempre sul Zoom, incontro giovanile. Partecipa alle attività della tua chiesa. Inoltre noi continueremo i nostri culti presenziali ogni domenica a Cesena e a Rimini alle ore 10. Sostieni con amore e generosità l'opera della Chiesa. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Usa Liban e sostieni la tua Chiesa per la gloria del Signore, per l'avanzamento del Regno di Dio, ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore, nel nome di Gesù.